La novità arriva alla fine di una serata di festa, di commenti sui sempre più importanti obiettivi raggiunti dal porto di Salerno. Sul palco del Teatro Augusteo, ecco il botto di fine anno, il regalo inatteso. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il CIPE, ha approvato infatti un finanziamento di 7 milioni di euro per il completamento del Molo Manfredi. E giù l'applauso di tutto il pubblico presente. Emozionato e doppiamente soddisfatto, il presidente dell'autorità portuale di Salerno, Andrea Annunziato, che ha annunciato questa importante novità. Fin lì aveva snocciolato i dati di un altro anno già più che positivo per il porto di Salerno. Alla presenza delle massime autorità istituzionali e di ospiti illustri del mondo dello spettacolo, la festa di fine anno dell'autorità portuale si è trasformata in un successo fragoroso che dimostra cosa e quanto il presidente Annunziata sia riuscito a mettere in campo per il rilancio del porto provinciale. Il nostro direttore responsabile, Aurora Torre, ha ascoltato qualche minuto prima che arrivasse la novità dal CIPE proprio il presidente Annunziata, ma anche Mauro Maccauro di Confindustria Salerno e Andrea Prete, neopresidente della Camera di Commercio. È l'appuntamento annuale ormai di tanti anni. E per fortuna facciamo gli auguri alla comunità portuale, ma vedo tutta la provincia, che è la cosa più bella. Cosa più bella perché è la provincia che lavora per il successo del porto. È evidente che le merci vengono dappertutto, e per cui si parla del successo di Salerno, ma è il successo di un'economia che è ripartita in tutti i territori, specialmente nell'agro sarnese-nocerino. I segnali ci sono forti. E spero che questi benefici arrivano presto in tutte le case. Noi abbiamo da fare lavori per un altro anno, a un anno e mezzo. Dopodiché abbiamo completato tutto, un programma che è partito 8 anni fa, avevamo un piano di 10 anni, riusciamo a realizzarlo in 8 anni, 8 anni e qualcosa, quindi è un successo straordinario, considerando poi le pastoie della burocrazia con le quali mi sono dovuto misurare in questi anni, saltando ostacoli incredibili e purtroppo non sempre facili. Tutti gli indicatori ormai danno una ripresa. L'abbiamo vista in parte nel 2015, credo che questa si consoliderà nel 2016. Questo è l'auspicio, al netto di stravolgimenti internazionali che nessuno può prevedere. In questo la strategicità del porto è fondamentale, a maggior ragione è strategica per le aziende dell'agro-nocerino sarnese, che attraverso le proprie attività agroindustriali hanno una vocazione verso l'internazionalizzazione. Quindi il porto, infrastruttura strategica per un comprensorio come l'agro. La notizia delle ultime ore dice anche che in questa battaglia degli accorpamenti tra il porto di Napoli e Salerno, il sistema confindustriale, gli imprenditori portuali, ci stiamo battendo per far comprendere al ministro Delrio che non siamo tutti uguali, ha portato questa sentenza della Corte Costituzionale che rimette al centro di nuovo del tavolo la discussione, immaginando, come dire, anzi sentenziando che c'è bisogno di un ulteriore tavolo Stato-Regioni. Ci auguriamo che la Regione Campania possa trovare i giusti strumenti, il giusto dialogo per far sì che ci possa essere un equilibrio vero e non una mortificazione del porto di Salerno. Il presidente Annunziato in questi anni ha maturato un'esperienza notevolissima ed è apprezzato in tutta Italia per la sua professionalità. Il problema è che oggi noi abbiamo nel porto di Salerno un esempio in cui il vincolo diventa opportunità, nel senso che se lei pensa che le ridotte dimensioni di questo porto hanno fatto sì che la movimentazione dei container e forse delle performance migliori di container movimentati per metro quadro nell'unità di tempo, quindi una cosa straordinaria, da record, proprio perché sto stretto e allora posso, solo tornando molto, posso essere efficiente, quindi voglio dire. Ed è un porto che poi negli ultimi anni è diventato approdo di navi da crociera, quindi abbiamo quella componente del turismo che è assolutamente rilevante per il nostro territorio. Bisogna solo proseguire così, insomma.